Allora, io partirei subito perché poi a seguire ci sarà la proiezione del Gemello, film veramente decisamente interessante, per cui cercheremo di essere anche più brevi possibili. Vincenzo Marra è qui perché c'è una retrospettiva che nella 15ª edizione del Napoli Film Festival ha voluto dedicargli sul suo cinema del reale, ma Vincenzo Marra evidentemente non è soltanto un documentarista, è un autore a 360 gradi che nasce come fotografo, passa per i cortometraggi, arriva ai lungometraggi comunque di finzione, Vento di terra, Tornando a casa, L'ora di punta, ma molta della sua carriera, molti di questi anni li ha passati a raccontare storie tratte dal reale, e soprattutto storie napoletane e capitoli, come ci dirà lo stesso Vincenzo, dedicati alla sua, al suo amore che è evidentemente la sua città, che è Napoli. E Stanley Kubrick, che il modo migliore per imparare a fare cinema è quello di fare un film, che un po' è stato il tuo leitmotiv della tua partenza, quando ancora giovane fotografo hai scelto di lasciare la fotografia statica per passare alla fotografia, come dire, all'immagine in movimento. Intanto buonasera, in realtà io in quel periodo stavo facendo l'università di legge, e quindi non volevo rimettermi a studiare, a fare, sentivo dentro di me che avevo tante storie da raccontare, belle e brutte che siano, insomma, sentivo che avevo tutte queste storie. Quindi trovai su una copertina di un libro, dietro, su una monografia dedicata a Kubrick, questa frase. E dissi, ecco, questo diventerà il mio cavallo di battaglia. Che poi, in realtà, al di là delle battute, poi lo misi in pratica, nel senso che il mio primo cortometraggio è nato così. Io lo scrissi in una cucina napoletana, persone molto importanti che non ci sono più adesso, la storia di questo mio primo cortometraggio, una notte, coinvolsi la truppa senza soldi, andai a farmi regalare la pellicola alla Kodak, trovai la macchina da presa, insomma tutta una storia anche molto romantica, nel senso che appunto io facevo queste foto allo stadio parallelamente, e alla fine insomma è nata questo mio primo cortometraggio che fu molto apprezzato. Prima di tutto questo momento, diciamo, nacque come una voglia di fare questo film allo stadio, sui tifosi eccetera, questo film allo stadio che poi fu un pretesto allo stadio, in realtà attraverso lo stadio io ho voluto raccontare la città. Abbiamo scelto una clip metaforica, diciamo, di questa partita che Napoli perse 5-1, ma in realtà è tutto un viaggio di questi ragazzi nella vita normale. Il film inizia allo stadio e finisce allo stadio, ma poi si seguono i protagonisti di questo gruppo, i Fedain, nella vita lavorativa. Da là è nata poi qualche anno dopo la voglia di fare questi film di documentario, cioè attraverso questo stile, questo approccio nato nel 99 con questo film, poi dopo un po' mi viene l'idea di fare quello che io definisco il grande progetto, che poi io, a cui ho titolato un film, cioè di fare questi film di documentario dedicati a Napoli, ai luoghi di Napoli, secondo una geografia mia, una geografia molto personale, quindi ne ho fatto uno allo stadio, uno in tribunale, uno in Tazzider, l'ex fabbrica di Tazzider, uno in carcere e più ce n'è un altro in arrivo. Molti, poi per storie diverse, della mia generazione, quarantenni a Napoli, molto spesso è quasi una generazione evacuata, una generazione che non c'è, si è rimasta poca, sono rimasti in pochi, eccetera. Però, insomma, è una situazione di anche di depressione, quindi in questi film documentari ho sempre trovato una straordinaria, senza la retorica, ma è vero, intelligenza, capacità. C'è il protagonista di uno dei miei film, dell'ultimo film, che poi lo chiameremo, persone veramente incredibili, però poi bloccate dalle possibilità. E su questa strana massa c'erano molti personaggi che avevano un'intelligenza superiore, una capacità. Il film colpì proprio su quello, uno
come cliché, no? Si immagina gli ultras, la violenza, lo stadio, eh? E invece poi ci fu un racconto del quotidiano che sorprese, mi ricordo il film fu invitato in tantissimi festival del mondo e sorprendeva appunto quanto poi ribaltava l'idea preconcetta. Guarda, in realtà sono il segno della Vergine, io sono un po' rigido, quindi di questo film, tre colleghi registi estranei alla massa mi dissero, mi hanno confessato negli anni che si sono ispirati per il loro film, non dirò chi sono, però per me appunto rimaneva, è rimasto sempre l'idea, una volta mi proposero di fare una storia di... Non mi è mai interessato. Di solito il lavoro è molto sistematico, insomma, ho più o meno delle persone che ruotano intorno a questi progetti, di troupe, alcuni rimangono, ci sono e sono contento che vengano appresso a me, perché è una fatica anche fisica, perché è come se non c'è mai uno stop. Ma in realtà io giro, faccio una preparazione molto lunga creando un rapporto particolare, speciale con i protagonisti dei film. Dopodiché poi arriva il momento delle riprese, di solito io filmo 2 settimane, quindi molto breve anche come tempo, diciamo, perché scuse sabato e domenica diventano molto pochi giorni. Poi monto e poi mi riservo la possibilità di filmare 3-4 giorni a montaggio fatto. Sì, c'è un materiale sempre straordinario, tranne, diciamo, un materiale che era proprio un'altra cosa legato all'udienza aperta. Tutto quello che purtroppo ho buttato credo che non rivivrà più. Ogni tanto si mettono questi extra. Oggi, per esempio, gli studenti di Grenoble hanno visto quelli appunto dell'udienza aperta e sono rimasti molto colpiti, però poi insomma di solito non rivedo i film perché poi ti viene la voglia di intervenire e non lo puoi fare più. Quindi caratterialmente non credo che insomma. È un peccato, però il materiale è sempre molto sorprendente, cioè, mi sorprendo anch'io di vedere come la quantità di ore, ma di qualità, di anima, di cose importanti, interessanti, dove poi a un certo punto per fortuna le idee chiare al montaggio ti aiutano, perché sennò potresti passarci un anno là dentro. Allora, in un festival internazionale, il mio primo film di finzione che si chiama Tornando a casa, che raccontava un viaggio al contrario di questi, insomma, anche c'era i magrebini che passavano il confine con i famosi barconi. Si avvicinò a me il direttore del festival, prima edizione del festival di Ramallah in Palestina, mi disse: tu sei la persona adatta per fare cosa? Vogliamo fare istituire il primo festival in Palestina e abbiamo pensato di fare un concorso per dei ragazzini, una scuola di sceneggiatura. Nessuno vuole venire, secondo me tu sei la persona adatta. E io dissi: va bene, vengo. Da lì partì questa esperienza meravigliosa a Ramallah, in Palestina, con tutto quello che potete immaginare da qua, che però da lì è proprio un'altra cosa. Vennero 7 ragazzini di 14 anni con cui creai una relazione straordinaria, 6 ragazzine e un ragazzino con la traduttrice simultanea che parlavo. Poi ebbe quella storia, ebbe un lieto fine, insomma, ognuno di loro alla fine di questo piccolo corso ebbe la sceneggiatura di cortometraggi e la BBC li voleva produrre. Un'esperienza molto bella, incredibile, eccetera, eccetera. Io ero partito senza la voglia di voler girare nulla, ma stando in Palestina, per chi ha un'anima sensibile, si muovono delle cose importanti. Quindi mi feci prestare una telecamera ferro vecchio da un giornalista tunisino e nei tempi morti me ne andavo a fare le riprese. Quella che vedete, vista così, non si capisce niente, insomma, ma i checkpoint sono i posti di blocchi che impediscono praticamente ai palestinesi di tornare ed uscire nelle proprie città di origine, cioè devono passare questi controlli. E
entrare ed uscire giornalmente. E ci sono i soldati israeliani con i fucili spianati. E quindi io ho sconsigliato, perché insomma Nablus è la roccaforte di Hamas, è un posto dove anche gli stranieri possono entrare solo con determinate credenziali. Insomma, io invece, trasportato forse anche un po' dall'incoscienza, andai a filmare, cioè andai a questo checkpoint, cominciai a filmare il soldato che poi mi minacciò anche a me, che minacciò questo ragazzo, praticamente, come si dice a Napoli, si ingrippò su questo qua e non lo fece passare per un capriccio. Quello che appunto mi porto di una delle esperienze più brutte della mia vita visiva è quel giorno a Nablus, dove forse appunto la sospensione dei diritti era talmente evidente ed era talmente violenta ed era talmente feroce, però mi rimane la dignità di questo popolo, la dignità di questo popolo. Il documentario fa vedere tutte le sequenze dei palestinesi che tentano di tornare a casa alla fine della giornata, e insomma questa attesa silente ma molto dignitosa è una cosa importante. È sempre sull'istinto che poi nasce il contatto con quelli che poi decidi di filmare. Insomma, adesso è difficile, ripeto, spiegare un metodo di lavoro, e soprattutto con delle clip di 2-3 minuti è complicato, ma insomma è un sapore, un odore, cioè, non lo so. Ma ti rimane questa esperienza, ma ti rimane anche un documento importante che tu metti subito dopo i primi minuti, che è uno degli ultimi discorsi, esatto, di Yasser Arafat, che poi da lì a qualche mese... Sì, nel senso che poi appunto Arafat, che sapeva di questa scuola, eccetera, eccetera, io almeno storicamente la possibilità di incontrarlo, lui parlò davanti alla telecamera e ci sono le riprese, e qualche mese dopo morì, insomma, con molti misteri, perché appunto io in quel viaggio lo incontrai due volte, e insomma, un po' strano poi come la vicenda della morte, però appunto diventa un documento, perché mi dissero che poi era una delle ultime praticamente volte che è stato, aveva rilasciato, diciamo, cosiddetta intervista, un incontro. Il documentario di Stone si chiamava, non mi ricordo, insomma, Stone voleva fare questo, fece questo documentario, voleva raccontare le due parti, voleva raccontare sia la parte palestinese, la parte israeliana, con l'intervista sia a Arafat che a Sharon, e però Arafat non lo riceveva, quindi lui si faceva filmare fuori alla Mokata, il palazzo del governo di Ramallah, che poi è un palazzo diroccato, bombardato, eccetera, eccetera, che lui aspettava avanti e indietro, e Arafat diceva sì, adesso lo incontriamo, però non lo incontriamo. E quindi una piccola soddisfazione. Quello che mi interessa, in realtà un po' prima già lo raccontavi parlando del primo documentario, è tornare sul discorso della scelta dei personaggi, perché evidentemente la tua macchina da presa riesce a diventare invisibile, evidentemente, a seguire questi personaggi, ma per risultare tale evidentemente il lavoro preparatorio che viene fatto prima è davvero notevole. Allora, innanzitutto, cosa ti ha spinto a raccontare una storia, a seguire poi due processi, forse, insomma, poi ne hai scelto uno, insomma, comunque un processo, ma anche lì sei tornato più volte a seguire l'udienza, e poi anche con loro che tipo di lavoro è stato fatto, perché veramente a volte pare possa, cioè le parole sembrano veramente in libertà, la macchina da presa sembra veramente... E oggi abbiamo fatto un bel incontro, i ragazzi, su questo film, sono rimasto molto sorpreso di quanto loro hanno apprezzato il film, hanno partecipato, ragazzi di 20 anni, è stata una bella sorpresa. E il film è nato su tanti motivi, appunto, era la voglia di fare il secondo capitolo dei film dedicati a Napoli dopo Estranei alla massa, con questo stile, diciamo, che già continuava a prendere forma. L'idea in quel momento nacque perché? Primo, perché in quel momento storico Berlusconi continuava a dire in maniera che i giudici erano tutti di sinistra, quindi c'era questa ossessione sulla giustizia, che, come abbiamo visto, non si è attenuato, anzi.
poi era successo un episodio molto divertente che mi avevano invitato a presentare il mio film di finzione Vento di Terra al Tribunale di Napoli. E successe un episodio tragicomico, poi anche un amico ormai, insomma, avvocato Ciruzzi, qualcuno conoscerà, mi invitò, mi chiamò, disse: io sono il presidente della Camera Penale di Napoli, devi venire a far presentare questo film, perché questo film lo devono vedere i magistrati, lo devono vedere gli avvocati, eccetera, eccetera. Ma io mi presentai questo sabato pomeriggio di febbraio, freddissimo, in questa sala dove c'era lo schermo di posti, ma c'era una finestra rotta. E quindi cominciò la proiezione e facevo un freddo bestia, ed era un sabato pomeriggio di febbraio. Si avvicinò Ciruzzi e mi disse: Vince, abbiamo sbagliato, perché noi a Napoli, lo sai, non siamo abituati a queste temperature ruggide. Quindi io ho avuto un'idea: mo' noi facciamo il primo tempo, poi facciamo un po' di chiacchiere, e il secondo tempo lo facciamo a marzo-aprile. Io dissi: guarda, io ho girato i miei film a tutto il mondo, ma una cosa così solo a Napoli me lo potevano dire, quindi vabbè, facciamo come vuoi dire. E finisce il primo tempo, mettono al tavolo così, e allora lui dice: allora abbiamo pensato una cosa, facciamo fare. Questi avvocati, magistrati, si incazzarono terribilmente: come fatemi di fine il sabato, no, e a già vedere come finisce il film. E quindi praticamente fece la votazione e vinse il sì, insomma, si doveva vedere il secondo tempo. Quindi lui venne vicino a me e disse: ma già mi dava qualcosa. E quindi disse: ho avuto una grande idea, faccio venire il tè. Quindi arrivarono questi due ragazzi del bar con queste brocche di tè classico e bicchiere di carta. E io mi ricordo che mi allontanai dallo schermo e vidi tutto questo schieramento di avvocati e magistrati con i cappellini di lana, le sciarpe, che battevano i piedi per il freddo, e dalla finestra entrava il vento che faceva muovere lo schermo di Vento di Terra. Dissi: il prossimo capitolo di fine di documentario di Canna, no, l'ha già fatto. E infatti è nato così, insomma. Poi i protagonisti che ho trovato un giudice diciamo, di destra, usare un eufemismo, un giudice all'autore di sinistro, e il più grande avvocato del più grande avvocato penalista di Napoli, adesso non c'è più, è morto, l'avvocato Martucci, che si vede, l'avvocato di tutti i clan camorristici più importanti, Casalesi, Cutolo, Giotta. Lui diceva: sono tutti i più grandi, tra virgolette, camorristi uniti in un unico processo. Processo che poi è diventato, per una combinazione, io in quel momento dico la verità, per me erano importanti che loro tre fossero i protagonisti del film, ma non mi interessava il processo. Ci fosse un processo di camorra, io potevo seguire. In realtà poi la cosa voluta è che con gli anni l'imputato del processo è diventato, tra virgolette, famosissimo, nel senso che l'imputato di questo processo, Setola, era quello che poi con tre condanne all'ergastolo, mi pare che nel film prese la quarta condanna all'ergastolo, poi accusò una cecità improvvisa, gli diedero gli arresti domiciliari, lui uscì, scappò dagli arresti domiciliari e fece la strage di Castelvolturno. Comunitari, è stato per un periodo sulla bocca di tutti, eccetera, eccetera. Quindi poi all'interno delle varie discussioni che questo film ha portato, poi c'è stato sicuramente anche questo episodio che è diventato storico. Il film fu presentato a Venezia con grande clamore, venne anche, come ho ricordato oggi, a accompagnarmi Saviano, e siccome da questo film escono delle cose allucinanti, incredule. Mi ricordo che il direttore del Festival di Toronto, dopo averlo invitato, il film chiese
chiamò Film Italia, che è l'organismo che si occupa della distribuzione dei film italiani all'estero, mi disse: noi abbiamo bisogno della dichiarazione di Marra, però prima di invitarlo definitivamente. Deve scrivere che tutto quello che abbiamo visto è vero. E quindi io feci questa chiesa, questo dà il senso E il film a Venezia parlarono di diciamo, immagine un po' disastrata della giustizia. Quindi io, nel mio idealismo, pensai che era giusto far vedere questo film all'allora ministro, che era Mastella. E quindi presi contatto attraverso l'ufficio stampa, eccetera, eccetera, con il segretario. E andai a questa sera dell'Eudeur a Roma. E disse: ah, sì, lasciateci il DVD, lasciateci il DVD, con il ministro se lo vede. Allora, andai, lasciai il DVD. Vi facciamo sapere noi. Passavano 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni. Allora io chiamai, disse: ah, no, guardate, si è perso il DVD. Vabbè, allora ve lo porto un'altra volta. Andai, portai un'altra volta il DVD. Disse: vabbè, ma fatemi sapere, così, perché penso che questo film il ministro della giustizia dovrebbe vedere, perlomeno vedere. Ah, sì. Passò un altro mese, non arrivò. Io richiamai faccia tosta, dissi: ci siamo persi un'altra volta il DVD. Tornai la terza volta e portai 5 copie del DVD. Disse: così questa volta non, disse, non vi preoccupate, non vi preoccupate, non vi preoccupate. E poi a quel punto cominciarono a negarsi sulle telefonate. Non mi... Forse la verità è che neanche l'hanno visto il film, ma il paradosso, appunto, che andando in giro in tutto il mondo con questo film, con l'udienza aperta, in occasione di festival, rassegne, eccetera, eccetera, la gente su questo film fa letteralmente i salti in alcune zone del film. Cioè, il pubblico estero, quando vede i giudici, i magistrati, gli avvocati, cioè, la giustizia, le scritte sui muri, il pane e salame, le frasi razziste, insomma, fa dei salti. E poi, appunto, forse io, schiavo del mio idealismo, pensavo che perlomeno ministro lo dovesse vedere, invece dopo l'udienza aperta mi venne l'idea di dal Tribunale di Napoli si vedeva il carcere di Poggio Reale. Quindi io nelle pause di film vedevo il carcere e mi era venuta l'idea di quello che poi diventerà il quarto in realtà capitolo con il gemello, di fare un film al carcere. Dissi: devo vedere come si dice? No, mi veniva una battuta. E quindi a un certo punto capii che quello era l'ossessione che avevo, il carcere. Avrei dovuto farlo perché poi i fratelli italiani l'hanno fatto prima di me, anche se io avevo avuto l'idea prima. Ma che è successo? Successo che tra l'udienza aperta e il gemello, in realtà dopo l'udienza aperta scoppiò il fenomeno Gomorra. Più planetariamente. Quindi andare in carcere in quel momento mi sentivo che avrei cavalcato, diciamo così, un cavallo vincente, avrei messo le mani su qualcosa che cui la stampa, la televisione, i media mondiali erano già in overdose di informazioni. E quindi mi ritengo un po' in controtendenza, dissi: no, questo film lo rimandiamo, perché in questo momento forse non ce n'è bisogno. E mi venne proprio per spirito un po' di contraddizione dire: andiamo a vedere quale potrebbe essere un luogo, perché questi film documentari partono sempre dai luoghi, non adesso, ma potrebbe essere un luogo, è il luogo del futuro, pensai. E quindi a Napoli c'è un territorio, insomma, qua siamo a Napoli, c'è un territorio straordinario, di una potenzialità incredibile, che è l'ex area dei Talsider a Bagnoli, che bonificato darebbe un territorio vergine straordinario su uno dei tre porti più belli al mondo, insieme, uno dei tre golfi più belli al mondo, insieme a Rio de Janeiro e a Palasciuga di Istanbul, considerato dagli altri. Secondo me, che l'ho vissuto e tre, secondo me è più bello del nostro. Vabbè. E poi sappiamo tutti che cosa è stato qualificazione di Bagnoli, sappiamo tutti, vedo qualcuno che dorme facendo una presto in casa. E quindi alla fine, insomma, dissi: andiamo a mettere le mani in lei. Come
con la mia capacità di convincere le persone, riuscii a convincere l'intero direttivo della Bagnoli Futura, che vedete da questo lato del tavolo. I protagonisti sono Rocco Papa, che è stato ex anche vice sindaco di Napoli e presidente della Bagnoli Futura, e poi l'altro accanto si chiama Mario Hubler, che è il vice direttore era il vice direttore della Bagnoli Futura. E poi ho preso un operaio. Quindi la cosa appunto straordinaria, che parte anche lì come un viaggio trionfale, noi faremo, noi diremo, e poi come tante volte diventa purtroppo, sappiamo che ancora è un'area che ancora i napoletani non possono usufruirne, non so adesso dalla chiusura non so quanti anni ancora passeranno. E questa scena, che forse è stata più azzeccata finora, perché poi se no non si capisce, come loro parlano affari, miliardi, conversione del territorio, bonifiche, Appuntamenti con e ministri. c'è questo ristorante bellissimo che poi ho scoperto, che sono 8 posti a sedere, che sta a Bagnoli, quasi al limite fuori grotta, diciamo. Si chiama Da Vittorio, una vecchia trattoria che sta al limite con l'entrata, dove appunto, come spesso succede a Napoli, si mischiano i due mondi. C'era questo vecchietto che con due parole lì ha... Zittiti, Esatto. evidentemente. Sì, c'è tutto un discorso di mie ossessioni, però se è troppo lungo, immagino. Quindi adesso vedete il film è nato su la voglia di fare altro capitolo che nella mia testa appunto era stato sospeso. Ho avuto la fortuna, la voglia, la forza, grazie anche ai produttori, c'è Angelo Russo, l'altro produttore del film qui in sala. Abbiamo fatto un lavoro lunghissimo, insomma, con la faccia tosta e anche forse la capacità, siamo riusciti a convincere di farci aprire le porte di questo luogo un po' difficile, sfido chiunque, insomma, a un certo punto la libertà, tra virgolette, di poter raccontare la verità è stata insomma, importante, e quindi io dovevo trovare un detenuto con delle caratteristiche, poi questo detenuto a un certo punto ho immaginato che potesse essere uno, poi ho cambiato, insomma. Ma io, mentre cercavo il detenuto, con l'altro occhio guardavo l'ispettore come viveva, come interagiva. Insomma, a un certo punto io nella mia testa avevo già deciso che l'altro protagonista sarebbe stato lui. Chiaramente quando glielo proposi, disse no, non se ne parla proprio. Poi per fortuna l'ispettore, che è una delle migliori persone che ho conosciuto, esseri umani che ho conosciuto negli ultimi anni della mia vita, perché ho visto fargli cose con la telecamera spenta e con la telecamera accesa, che sono quelle che fanno nella nostra terra dei piccoli, qualcuno direbbe eroi in casi più eclatanti, insomma, un impegno civile importante, che poi certe volte ci basta poco. Una cosa su cui voglio dire, è successa stasera, 10 minuti fa, insomma, di solito uno si domanda sempre, per chi fa il mestiere mio, soprattutto per chi prova a raccontare un tipo di storia, se poi un film cambierà mai la vita di qualcuno. Insomma, io credo che il gemello, che spero vedrete se non vi siete già troppo appallati con tutte queste chiacchiere, dentro in questo film ha realizzato questo piccolo doppio miracolo, perché il protagonista del film, Raffaele, il detenuto, che è questo ragazzo che nel film ha 29 anni, ha passato già 15-16 anni della sua vita in galera, che è anche, tra virgolette, considerato, no, potenzialmente un cavallino rampante, uno di quelli che una volta uscito, parlando in maniera anche molto disperatamente, ha più o meno 3 opzioni, no? O essere ucciso fuori, o essere ucciso addirittura in galera, o diventare capo. Queste sono più o meno le cose che vedrete nel film, la sua trasformazione dal primo incontro con l'ispettore Manzi all'ultimo,
e vedrete una persona diversa. Come lui stesso poi mi ha detto, che è diventata una persona diversa. Adesso Raffaele continua a stare in galera, quindi non sappiamo, io cercheremo in questi giorni di andare a trovare dopo tanto tempo, mi fa piacere, è sempre difficile accedere a quei luoghi. E quindi lo vedrete con i vostri occhi, vedrete una trasformazione di un essere umano particolare, non è uno normale, non è uno comune. E poi, oggi l'ispettore, quando mi ha visto, mi ha detto: io comunque sono diverso, sono migliorato anche grazie al film. E queste sono piccole soddisfazioni che per me poi danno senso, perché sennò, al di là di tutto, poi, insomma, sono cose importanti che almeno per me mi danno forza. E speranza anche per il futuro. Poi, per concludere, vorrei dire appunto grazie anche agli altri detenuti che hanno accettato questa sfida, perché ho chiesto loro di partecipare, di farsi vedere. Tutti quanti hanno aderito a questo progetto con una verità, una libertà e una anche grande, grande capacità di mettersi in gioco, sorprendente, no? Quindi, e basta, abbiamo concluso. Io ti ringrazio a te, Io ringrazio il festival, sono ringrazio io le che persone. ringrazio. Speriamo che il Grazie film. Poi ringrazio l'ispettore Manzi, che spero almeno di alzarsi un attimo, perché sennò non. Ecco, è lui. Ripeto, per me continua ad essere un film importante anche perché a Napoli spesso e volentieri continuo a dire una cosa. Ci sono le due Napoli che non si incontrano mai, spesso e volentieri, no? Quindi in realtà quando c'è l'opportunità per un film, per vedere anche nei pochi, avere così un parere, una discussione, mi fa piacere dialogare, fa piacere capire, interrogarsi.